Deputato Di Muro, prego. Sì, grazie Presidente. Intervengo prima dell'inizio della seduta sull'ordine dei lavori. Magari riesco anche con questo mio intervento ad aiutarla per rasserenare il clima nei prossimi minuti. Vede, noi, grazie, noi uomini istituzionali siamo sempre presi tutti i giorni dalla gestione delle emergenze, ne è una dimostrazione questo provvedimento. Siamo quotidianamente impegnati in dibattiti politici. Quando torniamo nel weekend sul territorio, cerchiamo di raccogliere le istanze che la gente che ci ha votato ci permette di portare all'attenzione del Parlamento. Vede, Presidente, in tutta questa attività che facciamo tutti i giorni, noi tralasciamo i veri valori, tralasciamo le persone che ci vogliono bene, tralasciamo le persone che amiamo. Mi spiace interrompere così i lavori così importanti di questa seduta, però abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona e per la vita di un uomo, perché questo per me non è un giorno come tutti, per me è un giorno diverso, è un giorno speciale. Quindi, Presidente, con rispetto non mi rivolgo a lei, ma mi rivolgo in tribuna per dire: Elisa, mi vuoi sposare? Deputato Di Muro, se nessuno... Deputato Di Muro, capisco tutto, però... Usare un intervento per questo non mi sembra assolutamente il caso. Se nessuno chiede, non mi è sembrato in alcun modo il caso di utilizzare un intervento sull'ordine dei lavori per questa questione. In ogni caso, se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione. Deputata Pezzopane, prego. Colleghi, colleghi, per favore. Colleghi. Sì, grazie Presidente. Colleghi, andiamo avanti, deputata Pezzopane. Volevo naturalmente mettermi in sintonia con questo esordio di apertura dei lavori all'insegna dell'amore e fare gli auguri ai futuri sposi. Quando è l'amore, Deputata, l'amore unisce. capisco tutto, ma andiamo avanti.